Ciao a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo gettonati qui con una reaction dopo un po' di tempo, finalmente. Sono state 2 settimane un po' povere musicalmente parlando, soprattutto in Italia. Però il 22 settembre è uscito Equinozio EP di Kyoda. Chi è Kyoda? Se avete già visto le mie reaction a Theremin o comunque i progetti di Glason, avrete avuto già modo di sentirne parlare. È un artista emergente calabrese e come Glason e Italo Svelto fa parte di Fiamma Gang. In questo collettivo compone il lato un po' più sentimentale e avremo modo di sentire anche oggi. La sua wave è nettamente più chill, oserei dire a metà strada tra rap e indie, anche se più che indie intendo proprio musica italiana. Questo è il suo primo progetto ufficiale, un EP di 5 tracce. Come potete vedere, 3 feat, 2 di Kid Sub, che è un produttore emergente che cura un po' tutta la musica rilasciata da Fiamma Gang, quindi secondo me i suoi 2 feat sono più che altro produzioni, poi non so se anche lui canta, e uno di Ageli o Forgelic, scusate ma non la conosco, è una ragazza, e proprio il loro pezzo è stato il primo e unico estratto di questo EP. Sono abbastanza curioso di questo lavoro perché Kyoda in tutti i progetti che ho sentito mi ha sempre sorpreso, addirittura in Theremin la canzone sua di Italo Svelto è una delle mie preferite del disco. Quindi senza perdere troppo tempo andiamo a scoprire che ha combinato. Prima traccia, Sole. Quando c'è il sole cammino all'ombra perché ho paura di incontrare te. Ma so che perderò ogni volta se provo a dimenticare te. Non so ritornare a casa se non mi prendi per mano. E non so ritornare a casa se non mi prendi per mano. Prima traccia abbastanza easy, alla fine dura solo 1 minuto e 30, beat molto semplice, in poche parole solo chitarra, tra l'altro se non sbaglio proprio suonata da Kyoda, e come avete già avuto modo di sentire è molto intonato e comunque la wave è molto chill. Passiamo con la seconda traccia, Posti, feat Kid Sub. Vorrei abbracciare il mare come quando fuori fa caldo, non badare più al passato come un vecchio testardo, ma sai cosa ho in mano? Sapere prima di arrivare al largo da ogni posto che mi ricorda me. Uno stupido sguardo, non sai che è un peccato e prendi a pugni il passato. Ritorno una volta ma lo ignoro. Come immaginavo, il feat Kid Sub sta a indicare semplicemente che ha prodotto il beat. Ha fatto veramente una produzione molto figa secondo me. Un mix un po' di tutto. C'è Kyoda che come sempre se la cilla molto sul beat, vi ho detto, mi ricorda un po' l'indie anche se è diverso da quella roba. Perché ora io non voglio fare discriminazioni, non ci capisco nulla di indie. Però quando mi ascolto canzoni di quegli artisti mi cadono i coglioni a terra. Ovviamente non di tutti, ovviamente sarò io che non capisco un cazzo. Però invece questa roba me la fa prendere molto di più a bene, proprio anche per il fatto del beat che è un po' più movimentato, specialmente nel ritornello sembra quasi che diventi house o comunque prende una piega molto più incalzante, cioè ti fa venire voglia insomma un po' di muoverti. Per questo dico che questa canzone è un mix fatto molto bene di più cose che alla fine poi si combinano tutte discretamente tra di loro. Traccia numero 3, Zolle. Sento che quello che c'è tra me e te più a me. Ti ho dedicato tempo senza mai rimpiangerlo. Ti ho reso immortale come se potessi meritarlo. Ma sento che ho perso la strada che... Anche qui ritroviamo la chitarra, beat non troppo complesso perché oltre alla chitarra non c'è una varietà estrema di strumenti. A una certa dice ti ho resa immortale come se potessi meritarlo. Questo perché Kyoda sicuramente nella canzone, ma come in tutto l'EP, parla di una ragazza che molto probabilmente le avrà spezzato il cuore. E lui proprio dedicandole queste canzoni non sta facendo altro che renderla immortale, perché queste canzoni sono state registrate e pubblicate
chiunque da ora in poi potrà ascoltarsele anche tra 100 anni. E tutto questo per chi? Per una donna che poi effettivamente non lo meritava perché gli ha spezzato il cuore. E sono tante poi le donne che gli artisti hanno reso immortali, ma anche gli scrittori. Il primo esempio che mi viene in mente è quello di Beatrice con Dante. Passiamo alla quarta traccia, Rondini volume 2, sequel di Rondini, una canzone di Chioda che è uscita ed è disponibile su SoundCloud. Se penso a te non odio niente, non mi passa di giorni, voliamo al passo di Rondini. C'è chi perde non si pente, cosa sceglie per sé? Pensa quando stavo solo tu ed io, non lo diresti mai. Conta su noi più che in Dio, il ricordo ormai resta senza un posto e non mi lasciano i tuoi occhi. Niente mi sveglia da allora, da quando la campanella non suona più come a scuola. Non vederti più tra i banchi. Molto bella questa, insieme a Posti fino ad ora sono le due canzoni che mi sono piaciute di più. E se posso permettermi di dire una cosa, però ovviamente tutta personale, secondo me in queste due canzoni si sente proprio tanto la mano di un produttore. Non per sminuire la produzione degli altri due pezzi, ma personalmente queste due canzoni hanno quel qualcosa in più. Passiamo alla quinta traccia, Te, featuring Angelic. Mi vesto bene solo per farmi guardare da te, che quando guardi sei sempre dove guardare. Vorrei solo parlare. Sento ogni giorno una melodia, mentre vedo che la luce è andata via. Vienimi a prendere, mentre pensi ti si brucia il tè. Mentre pensi ti si fredda il tè. Le voci dei due artisti in questa traccia si intrecciano alla perfezione, entrambi anche secondo me c'entrano in pieno il mood della canzone. Anche in questo caso beat molto minimale, composto per lo più dalle note di un pianoforte, e canzone molto nostalgica, così come è nostalgico tutto l'EP. Ha un mood ben preciso tutto questo lavoro e secondo me anche chi lo ascolta per apprezzarlo veramente a pieno deve entrarci in quel mood. Nonostante non rientri proprio nella roba che sono solito ad ascoltare, mi è piaciuto nel complesso come lavoro. Ovviamente si sente che secondo me Chioda è ancora un po' acerbo, ma così come è giusto che sia, visto che è solo il suo primo EP. Confermo che le tracce che mi sono piaciute di più sono Rondini volume 2 e Posti, ma anche Te non mi è dispiaciuta affatto. Gli altri due le metto qualche gradino sotto, ma ovviamente sempre per gusti personali. Consiglio questo lavoro a tutte quelle persone a cui piace questa roba un po' su l'indie. Ora passatemi il termine, l'odio anch'io, però non so come definirla in altro modo per farvelo capire al meglio. Oltre ad avere una buona penna, ha anche dimostrato di essere davvero tanto intonato. Per chi non lo conoscesse, io spero di avervi fatto scoprire un artista interessante, secondo me merita molto. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto l'EP? Ci può stare come inizio? Conoscevate già Chioda e Fiamma Gang? Cosa ne pensate di loro? Fatemi sapere tutte queste cose qui sotto con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e se lo siete attivate la campanellina in modo tale da non perdervi altri video e altre reaction. Condividete questo video con tutti, per me è molto importante. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!